A Cocullo si è svolto, alla presenza di migliaia di persone, il classico rito dei serpari in onore di San Domenico Abate. Fascino e religione si incontrano in questa celebrazione dalle antichissime origini, che unisce fede e curiosità. Nel paese abruzzese si assiste ad uno spettacolo unico e affascinante, che richiama ogni anno migliaia di fedeli e turisti. Beh, certamente questa festa è un evento eccezionale per Cocullo, ma è un patrimonio, noi l'abbiamo definito patrimonio dell'Appennino, sicuramente patrimonio della Valle del Sagittario e tutta la Valle Peligna, ma del centro Abruzzo, perché è certamente un evento che raccoglie pellegrini da almeno 3 regioni del centro Italia e che comunque ha un potere attrattivo e un aspetto storico religioso che sicuramente ci accomuna a tanti dei riti ancestrali che l'Italia custodisce e che nel futuro dovrà sempre di più essere brava a custodire. Certamente è un momento molto bello in cui tante persone si mettono in cammino e vengono a onorare, a venerare San Domenico. Ed è proprio questa sottolineatura importante, il cammino. San Domenico sarà lui un grande camminatore per tutto l'Abruzzo, il Lazio, anche in Campania. E questo cammino alla ricerca del Signore, questo cammino per incontrare Lui, ma anche per incontrare tanti fratelli. Il messaggio che vogliamo lasciare in questa festa è proprio questo, di invitare tutti i cristiani a mettersi in cammino con speranza. Andiamo verso il giubileo del 2025, che tutti possiamo camminare con speranza verso il Signore, verso di Lui. La festa è un evento dove i riti pagani si fondono con la tradizione cristiana. La devozione per San Domenico Abate, protettore dal morso dei rettili, si intreccia con il rito arcaico dei serpari. Signora, che sensazione si prova? Guardi, è un'esperienza che ripetiamo da diversi anni ed è veramente singolare, insomma, è quasi un miracolo per noi che si ripete ogni anno, vivere insomma in mezzo a questi esemplari che sono meravigliosi. Da dove viene lei? Dalla Marsica, da Vezzano. Veramente un'esperienza che ripeteremo insomma finché potremo sempre. Signora, da dove viene? Basso. È la prima volta che è qui a Cocullo? No, perché a lui piace tanto questa festa. Sorridi? È un'emozione particolare. Chiediamola a lui. Che emozione? Super. Niente di speciale, è particolare perché certo no. Non tutti i giorni hai un serpente in mano, però mi fa pure tenerezza perché a un certo punto tu sembra stressato, poverino, perché tutti che vorrebbe penso strisciare invece lo teniamo addosso a noi. Però una cosa tranquilla, insomma. Da dove viene? Vengo da Guidonia, Monteceglio, provincia di Roma. Cosa si prova? Diciamo che un tatto freddo, abbastanza freddo, però ringraziamo il fatto che stanno bene, e le teniamo sempre sotto controllo e a questo punto ogni anno vediamo le loro evoluzioni e anche i spostamenti. È sempre una grande emozione. Molto, molto. È sempre un'emozione perché non è abitudine tenerle sempre a contatto con l'umano e quindi la festa appunto dà questa avvicinanza tra l'uomo e il serpente.